Tennis, Coppa Davis, ultima giornata dei quarti di finale Canada-Italia e quindi giriamo il microfono a Emilio Mancuso. Sì, è cominciata nel peggiore dei modi la sfida decisiva, quella tra i numeri 1, Seppi e Raonic. L'azzurro ha ceduto subito il servizio a 15 al suo avversario, dunque break nel game d'apertura. Seppi adesso alla battuta, 40-0 sul servizio dell'Alto Tesino, 2-0 Canada nel primo set contro Raonic, soprannominato Boom Boom. Baker non sarà sicuramente d'accordo per il servizio devastante, ha raggiunto i 230 km all'ora, servirà davvero un miracolo. Il diritto vincente adesso di Andrea Seppi, che porta a casa il primo game dell'incontro, dunque 2-1 Canada nel primo set. Ricordiamo, Paolo, che serve assolutamente la vittoria in questo incontro, altrimenti questa sfida si chiuderà in anticipo con il Canada, che in questo caso volerebbe in semifinale alla quale sono già qualificate gli Stati Uniti, 3-1 la Serbia, 3-1 gli Stati Uniti, l'Argentina 3-2 la Francia e la Repubblica Ceca, campione uscente, 3-1 in Kazakistan. A te la linea. 3-2 per Raonic nel primo set, un break di vantaggio per il canadese, che ha ceduto soltanto un 15 in due turni di servizio, un servizio già devastante. Pensate al suo attivo, il gigante canadese ha ben 4 ace, dunque 3-2 Canada nel primo set. Siamo al cambio di campo, dopo il cambio di campo servirà ancora il canadese. È passata da poco la prima ora di gioco e Milos Raonic purtroppo per l'Italia è già in vantaggio 2-7-0 contro Andrea Seppi, doppio 6-4, due soli break, il primo a freddo nel primo game dell'incontro, il secondo nel terzo gioco del secondo set, devastante sul servizio il bombardiere canadese, 21-5 lo score degli ace, poco fa un servizio raggiunto i 227 km all'ora, l'Alto Atesino si difende come può, ma su questa superficie così veloce non c'è partita. Tra l'altro Raonic ha superato quota 2000 ace in carriera. Seppi ha avuto una sola palla break sul 5-4 Raonic nel secondo set, annullata, tanto per cambiare dal canadese con un ace. Nel terzo set l'azzurro è avanti 1-0, 15-30 sul servizio Raonic, è la prima volta durante il match che Seppi, tranne il game che vi abbiamo raccontato prima, avanti di un 15 rispetto al suo avversario. Un passante adesso di Seppi. Di Seppi, Raonic chiede il challenger, passante che potrebbe essere in campo, adesso tra poco ve lo diremo. Se Raonic dovesse portare a casa questa partita, il punto della vittoria del 3-1 per il Canada, che si qualificherebbe così per le semifinali. Buono il passante di Seppi, quindi 15-40, due palle break per l'azzurro. Dicevamo Canada che si qualificherebbe in semifinale in caso di vittoria di Raonic, semifinale dove sono già approdate Serbia, Argentina e Repubblica Ceca. Servizio vincente di Raonic, 30-40, annullata la prima palla break per Andrea Seppi. Ci ritroviamo nel corso della notte, nel corso dei vari giornali radio, all'una il primo. A te la linea. In campo Milos Raonic e Andrea Seppi, 2-7-1 per il giocatore canadese, devastante sul servizio il canadese, 28-9 lo score degli ace, Raonic che ha superato quota 2000 ace in carriera. Nel terzo set la reazione del numero 1 italiano, numero 18 del mondo, break al secondo gioco e l'Alto Tesino ha portato così a casa il set 6-3. Nella quarta partita la situazione perfetta parità 1-1, 40 pari sul servizio di Raonic che poco fa ha annullato una palla break al nostro giocatore. Linea allo studio. Sì, il Canada si è qualificato per le semifinali, battuta l'Italia 3-1, Milos Raonic ha superato in 4 set Andrea Seppi, il punteggio 6-4, 6-4, 3-6, 7-5, 2 ore e 24 minuti la durata dell'incontro, devastante nel servizio, 35 ace contro 11 per il gigante canadese che ha superato quota 2000 ace in carriera. Andrea Seppi si è difeso come ha potuto, persi i primi due set, ha reagito, ha portato a casa la terza partita, ha sfiorato il tie break nel quarto, serviva un miracolo, il miracolo non c'è stato, l'Italia esce comunque a testa alta. Rimane nel gruppo mondiale della Coppa Davis, il Canada vola in semifinale dove affronterà la Serbia del numero uno del mondo Djokovic, nell'altra semifinale sfida affascinante, quella tra Argentina e Repubblica Ceca. A te la linea.